Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Andiamo a fare una ricetta davvero davvero spettacolo a San Siro, anzi spettacolarissima a San Sirissimo. Andiamo a fare degli spaghetti con la bottarga e qualche sarda di quelle che la bottarga l'abbiamo fatta noi, quindi potete andare a vedere la ricetta di come fare la bottarga fatta in casa. Qui schiacciate la I, vi viene fuori come fare la bottarga, e potete ottenere, guardate che bel cuoricino che viene fuori. Io sto guardando di dire perché è proprio gapato. Bellissimo, va bene, dai. Allora andiamo a vedere quali sono gli ingredienti per realizzare questa versione, perché bisogna stare attenti, bisogna una versione, perché non è che non è religione, la cucina non è religione, la cucina è cultura, arte, espressione, impariamo questo, la cucina è questo, non è religione. Ok, andiamo a pulirle, torniamo qua, cuciniamo, prepariamo, facciamo. Andiamo a vedere. Vai, allora, questa è la bottarga, ovviamente l'abbiamo prima lavata per andare a eliminare quello che è l'eccesso di sale e poi l'abbiamo asciugata bene, ok? Infatti io ce l'ho ancora qui su un tovagliolino di carta. Questo farà sì che la parte eccedente di sale va via. Questo è del prezzemolo fresco, queste sono le delle sardine, dell'aglio, una noce di burro, del peperoncino, olio extravergine di oliva, sale grosso e gli spaghetti. Fondamentalmente gli ingredienti sono questi. È una cosa velocissima. Ok, so benissimo quello che mi state dicendo. Ma no, ma il burro invece, il burro io lo metto. È una versione, non è la ricetta degli spaghetti con la bottarga, perché in Sardegna vi posso garantire che li fanno anche con i pomodorini. Quindi, e sono fantastici. Quindi, ok, questa è una versione. Voi provatela, se poi non vi piace perché magari la trovate un pochino troppo forte, fate un'altra ricetta, ce ne sono tantissime in rete, quindi non è che per forza dica, poi se fate la mia vedete che è più buona di tutte le altre al mondo e allora direte perché. Va bene, dai, l'acqua bolle, mettiamo il sale, versiamo dentro gli spaghetti e cominciamo a preparare la bottarga e cominciamo a fare un po' anche il battuto qua che abbiamo e insomma, cominciamo la ricetta. E voilà, siamo pronti. Allora, questa è la bottarga, guardate che meraviglia, guardiamo come è venuta dentro, vedete che è ancora bella umida, bella morbida, stupenda, oggi la utilizziamo ed è fantastica. E andiamo ad eliminare quella che è la pellicina di protezione delle uova, perché questa pellicina ha assorbito tutto il sale, quindi questa è molto salata, questa si va ad eliminare. E queste sono le uova che ci sono rimaste, quindi la bottarga vera e propria che andremo ad utilizzare per fare questo spaghettino meraviglioso. Andiamo dunque a grattugiarle queste due parti e guardate che meraviglia, questo è il miracolo, questa è la bottarga fatta in casa. Ora cominciamo dunque la nostra preparazione vera e propria. Mettiamo dentro la wok, lo spicchio d'aglio e la noce di burro con un filino di olio extravergine di oliva. Facciamo rosolare un attimino, quindi aggiungiamo i filettini delle sardine, un pochino appena appena di peperoncino, perfetto. Una volta che si è praticamente formata questa sorta di cremina così fatta dalla sarda, spegniamo il fuoco e aspettiamo. Quando mancano un paio di minuti di cottura alla pasta, ho una cosa importante, la stiamo cucinando la pasta con poca acqua, ok? Perché la stiamo cucinando con poca acqua? Perché abbiamo bisogno di mantenere, cioè abbiamo bisogno poi di andare a recuperare quella che è la parte del diciamo del glutine, che dell'amido, non del glutine. Vabbè, comunque abbiamo bisogno che rilasci questa sorta di crema cremosa spumosa. Guardate che bella, perfetto. Ok, gli ultimi 2 o 3 minuti di cottura glieli facciamo fare nella wok. Andiamo ad aggiungere un mestolo alla volta quella che è l'acqua di cottura della pasta, perché tanto è già salata quest'acqua,
Inoltre la bottarga avrà già la sua dose di sale, quindi sale non dobbiamo aggiungere in questa preparazione. È praticamente pronto il piatto, a questo punto fuoco spento, andiamo ad eliminare quelli che sono i due spicchi d'aglio, uno o due spicchi d'aglio, non è molto importante, nel senso che un po' dipende dal nostro sapore, non li abbiamo neanche schiacciati, li abbiamo lasciati interi. Andiamo ad inserire a fuoco spento un pochino di bottarga, non tantissima, poca, e una bella spolverata di prezzemolo adesso, perché scaldandosi così rilascia un leggero tono amaro, non è il tono amaro della cottura perché il fuoco comunque è spento, ma è una punta di quel tono amaro che in cucina è sempre ben gradito. Andiamo dunque ad impiattare. Una volta che abbiamo messo nel piatto, mettiamo sopra un pochino di bottarga, poi sopra la bottarga mettiamo un pochino di prezzemolo, ricopriamo ancora con un pochino di bottarga e infine mettiamo un pochino di bottarga anche nel piatto, in modo che è anche una bella decorazione, e poi comunque con lo spaghetto quando andiamo a prendere l'andiamo a recuperare, e per chiudere il piatto un filino d'olio extravergine di oliva di altissima qualità. Questo non guasta mai. È pronto! E adesso andiamo a fare la prova dell'assaggio. La più amata prova dell'assaggio del web, la faccio io. Però prima vi vorrei ricordare di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere il video con i vostri amici, e vi chiedo un piacere. Like, mettete mi piace, voglio vedere quante persone gli piace vedere questi miei video, perché mi piace proprio, insomma, mettete un bel mi piace che mi fa piacere, ok? È un modo per dire grazie, bravo Stefano, ci è piaciuta la tua ricetta, poi quando voi la provate, la fate, dite, pubacco, è proprio buona, e quindi va bene, dai, adesso un bel bicchiere di vino, andiamo a fare la prova dell'assaggio, baci, abbracci, alla prossima video ricetta. Ah, PS, cioè di solito si scrive, vabbè, PS, post scriptum, il mio sito internet www.chefstefanobarbato.com, trovate questa e tante altre video ricette. Oh yeah! Oh. Prima mi pulisco la bocca, primero mi limpio la bocca. Después, la vado a provare. Profumo è spettacolare. Y vamos a ver el sabor, andiamo a vedere il sapore. Bueno, bien. Parece. De verdad, profumo di mare, davvero, cioè proprio profumo di mare. Pensate, la bottarga fatta in casa, la bottarga hecha in mano. Mamma mia. Che ricco! È buono! Che spettacolo!